ascoltatori che vogliono far capire che ascoltano da un sacco di tempo, certo, e quindi citano cose successe o raccontate molti anni fa. Per esempio, ci sono molti ascoltatori nostalgici delle vicende di voi all'Hotel Penguin di Miami. che va un po' collocato, però, no? Perché Alex, com'è l'Hotel Penguin? Cioè, l'Hotel Penguin si affaccia su Ocean Drive, che è il lungomare di Miami Beach. Ma siamo in fondo, sì, è quasi l'ultimo. Sì, verso la Collins. Sì, ci sono tutti gli alberghi più belli, sì, verso il centro, insomma, e man mano che si va in là, beh, si passa davanti all'albergo di Gloria Estefan, uno dopo l'altro, e poi piano piano passi davanti alla ex casa di Versace. Esatto, bravo. Fai strada, sì, e a un certo punto le luci cominciano un po' a diminuire, il traffico comincia un po' a diminuire, le fighe cominciano un po' a sparire, non ci sono più all'improvviso. Non è così drammatico. No. E salta fuori il pinguino. È un hotel, diciamo così, virato sul pinguinaggio. Diciamo, perché è un po' il Pingon Hotel di Miami, più che il Penguin. Nel frattempo è diventato Hotel Pingon. No, la cosa bella, per carità, continuo oggi. Tra l'altro, scusami Sergione, c'è un cartone animato, un filmatino d'animazione per bambini che si chiama Pingu. Perché? Famosissimo. Allora, solo per dire che ho il ricordo del nostro mirabile sound engineer Fofo Bianchi, insomma, un uomo, diciamo, d'altri tempi, che alla mattina, mentre facevamo colazione, dice: e però boia, non si può mica, uomini che si baciano. E ma erano altri tempi. Non si può mica. Claudio da Bologna. Samarano Solitary Beach, Franco Battiato, Radio DJ, state ascoltando cordialmente Quattro Stagioni, la puntata invernale in questo caso. Siamo entrati nella seconda ora, devo dire che il ricordo di Franco è sempre molto molto presente. L'altro giorno, riascoltando delle vecchie interviste, ho trovato un passaggio molto divertente e interessante. Vi prego di non ridere troppo di me. No, piuttosto ridete con me, certo, ma non ridete di me, no, perché a risentirmi sembro veramente mio nonno. Perché una volta, 10, 15, 20 anni fa, insomma, il periodo a cui risale questa intervista, la voce era un pochino più impostata. E quindi sembro più giovane adesso. Quindi siamo ai microfoni di Radio DJ. Sì, siete sempre sintonizzati sulla vostra emittente preferita. Okay, intervista con Franco Battiato, senti dove andiamo a parare. Senti, sei in giro per la promozione del tuo nuovo disco, sì, però mi dicevi poco fa che sei reduce da 10 giorni nel Nepal. Sì, a Kathmandu. Motivo? Personale. Tu ti ricordi Claudio Rocchi? Claudio, vuoi che io non ricordi Claudio Rocchi? Allora, è un mio idolo, poi, Claudio poi ti Rocchi. Piego, ti prego, spieghi chi è. Sì. Lo incontro per strada a Kathmandu, dopo tanti anni che non ci vedevamo. Sì. E sta aprendo una radio. Ma come? Allora, Claudio Rocchi, dovete sapere, è un cantautore del periodo dei cantautori, cioè inizio degli anni 70. Cantava quando stai mangiando una mela. Ma io ti faccio ascoltare una cosa di Claudio Rocchi, una canzone che si chiama La macellazione. Lai la lai 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 la 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 lai. La la la. Questa è una versione diversa. È una cover. La la lai 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 la 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 lai. La macellazione causa gli animali atroci sofferenze, perché le bestie sentono il dolore come gli uomini e provano un'angoscia terribile. L'abbattimento di animali accresce nell'uomo l'insensibilità. Il sadismo è la totale mancanza di rispetto verso la vita. Batteri, mi sento più a casa. Dai, questa vince sempre. Sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno. Un assorbimento di materia putrefazione. Noi siamo contro. Noi siamo contro, yeah. L'abbattimento di animali e il consumo di carne. Voglio sapere chi era lei. Era Thea
teatro molto popolare sul YouTube, sul TikTok e sull'Instagram, e si occupa di questioni spirituali a diversi parametri, tra cui quello canoro, è una che canta nei festival indiani, c'ha stile e c'ha modo. Ha stile. Ma è interessante, coraggiosa, la versione a cappella della macellazione. Però Claudio Rocchi vince. Quando entra Claudio Rocchi nessuno può batterlo. Non la facciamo troppo lunga, Claudio Rocchi vince. Però a me piace molto l'immagine di Franco Battiato che passeggia per le vie del Nepal a Kathmandu e a 4000 metri incontra Claudio Rocchi. Perché Linus, che stava aprendo una radio. Una radio a Kathmandu. Uno parte dall'Italia con l'idea: adesso vado a Kathmandu e apro una radio. È fantastico. È gente che sogna, Linus. Noi e che realizza i suoi sogni. Tra l'altro, la macellazione, chi è che l'aveva recuperata? È facile. Allora, sì, perché dovete sapere. Posso fare un piccolo Casa Fasani? Va ora in onda Casa Fasani. Allora, ero ragazzino e giocavo con Lego sulla moquette del mio amico Eros Peris, che mi invitava a casa sua, abitando di fronte a casa mia. E il fratello del mio amico aveva una collezione di dischi impressionanti, robe bellissime, che non potevamo ascoltare, pena dei cartoni fortissimi sulle spalle o delle vecchie, ma mostruosi, forti, perché il fratello era più grande e ci menava. E i dischi erano, non so, i Led Zeppelin, gli Yes, delle robe, i Beatles, tutte le robe, le figate degli anni 70 in purezza. Esatto. Okay. E c'era anche un gusto superiore, un disco che era l'unico che il fratello di Eros aveva detto: se volete potete mettere su questo, che era un gusto superiore di Claudio Rocchi e Paolo Tofani, e che conteneva la macellazione. Noi, pensando che fosse una figata, l'avevamo messo su, ma in realtà non ci era piaciuto per niente. Noi volevamo le Zeppelin e c'era la macellazione, non eravamo pronti per la macellazione. Meglio che niente. Però la cosa che voglio dirvi, che è incredibile, è che per esprimere il disprezzo totale per avere accesso solo a quel disco, lo ascoltavamo con una forbice, cioè lo mettevamo facendo girare sul giradischi e puntando la punta di una forbice, si sente, ascoltavamo la macellazione, muoiono i vari pezzi, e non si è mai rovinato. Che bello. Poi improvvisamente abbiamo cominciato a lanciarcelo nella stanza, giuro, come frisbee, e non si è mai rotto. E poi alla fine l'ho tenuto io e ho fatto una cassetta, quindi quando siamo arrivati qua è stato un piacere condividere con voi la macellazione. Io dico solo questo, io l'ho comprato da lui. Ero all'Isola d'Elba a fine anni 70 e lui girava per la piazza con i dischi e io l'ho comprato da lui. Quindi tu c'hai un originale Rocchi firmato. Ce l'ho e non sapevo neanche chi fosse lui. Io perché sei giovane. Sì. Io ho un micro ricordo catmandese che vorrei condividere, ed è il fatto che nella mia percezione, ci ho passato 10 giorni, nella mia percezione è il posto più vicino all'inferno che abbia conosciuto, ma ci sono cose meravigliose, tipo palazzi interi in legno risalenti al 1000. Mille templi. Ma cose fuori dall'ordinario, però una caratteristica: è uno dei luoghi più inquinati dell'universo e con il maggior traffico, diciamo che... Sì, 100 milioni di motorini uno sopra. Motorini, ma auto diesel che vanno a alcol, a nafta, e la cosa più divertente è questa, che quando uno ti deve sorpassare ti fa 3 colpi di clacson. Mentre passa, per dirti sto passando, tiene il clacson tirato, è schiacciato, e dopo che è passato dà 2 colpi di clacson per dire grazie, sono passato. Per cui è pe 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 moltiplicato per 1 milione. È quasi un SOS, eh? Però quanti anni fa ci sei stato? Una decina. Adesso è migliorato, Fred. No, è molto peggio adesso. Ah, ok, buono. Fanno solo pepe. Pe. A good heart. I wish. Stevie Wonder su Radio DJ dal doppio Songs in the Key of Life. Non ce l'avete a casa? Certo, sì, che ce l'ho. Che caspita. Ma sai che è mirabolante quell'album? È mirabolante. Cioè, dico adesso, la canzone più brutta e meravigliosa. È pazzesco. E ce ne sono, cioè, tipo 20. Sembra un The Best. Tu dici, ha fatto un The Best. No, è uscito così. Questo era il suo album. Io lo dico perché tanti a casa magari pensano, Stevie Wonder, c'è vecchio. Compratevi, scaricatevi anche abusivamente, chi se ne frega, questo album, perché poi godete. Basta. State ascoltando
ascoltando cordialmente una trasmissione radiofonica fortemente radicata nel presente, per cui non c'è soltanto l'attualità, quella più cupa, ma c'è anche l'attualità, quella più frivola. Per esempio, la settimana della moda. Va ora in onda, speciale settimana della moda. Fenomenologia, critica e maieutica dell'evento dell'anno. Se lavori nella moda o ti interessa la moda, se no vorresti ammazzarli tutti. È un'esclusiva, cordialmente, 4 stagioni. Grazie, edizione Carciofini. E intanto Mangoni ancora non prova brividi. Ha provato. L'ha provato. Ma la riprovo. Ti conviene, mancano pochi minuti al karaoke. A Milano, durante la settimana della moda, la percentuale di facce da cazzo in circolazione cresce di una media del 35%. È stato proprio rilevato. Sì, d'accordo. C'è una statistica ufficiale. A Milano, durante la settimana della moda, la gente non parcheggia più a spina di pesce, ma a cazzo di cane. Anche questo è stato confermato dai vigili urbani. Che peraltro non intervengono, è importante, perché nella settimana della moda puoi fare quello che vuoi e il vigile urbano consente. Sì, a patto che tu abbia una macchina tedesca nera, certo, molto devi grossa. Un minimo SUV. Esatto. Se sei con la mia, però, già c'è la multa, esatto. È solo l'incremento di figa che riesce a stemperare un minimo il disagio derivante dalla settimana della moda. Questo e per dire, quella a cui piacciono i maschi, ci sono pure molti maschi. Quindi i disagi sono, diciamo, tutti compensati. Diciamo che l'amore è garantito. Certo. Si fa fatica a crederlo, ma gli indumenti più presentati, apprezzati e venduti durante la settimana della moda di Milano sono le mutande slip cagi da donna con l'apertura di lato per fare la pipì senza tirarla fuori. Come funziona esattamente? Allora, ci sono delle uguali agli uomini. Io posso dire una cosa, voglio spezzare una lancia, perché sembra che questo mondo femminile sia questo universo così misterioso. Ah, però la donna, solo fra donne si possono comprendere. No, è normale, gli uomini lo tirano fuori dal lato della mutanda cagi, fanno la pipì, se lo lavano e lo rimettono dentro. Le donne uguali, è magari un po' meno plastica da estrarre. Ma no, ma guarda che una mia amica che è brava mi ha spiegato: se tu ti alleni, puoi avere il controllo delle labbra. Esattamente come noi, cioè dici, quando fischi, cosa fai? Quindi ordini, volendo, si può fischiare anche. Le più brave fischiano. Quindi quando vedono un bell'uomo. Cioè, ma dici, ma da dove ha fischiato? Ma sei ventriloquo, no? Perché no, hanno paura le donne, qui me ne frega niente, le dico la verità. Hanno paura di essere accusati di catcalling. E quindi fischiano la figa. Però le più brave, appunto, spostando le labbra, riescono a fare una pipì perfetta laterale che esce dal buco delle cagiozze. Ragazzi, scriveteci e diteci se è vero o non è vero. Mandateci la vostra testimonianza. Se sapete fischiare la Ida. Scandalo durante la settimana della moda. Attenzione, alla sfilata di Armani una modella bulgara ha sorriso perché le era venuta in mente una barzelletta bulgara molto bella. Sapete qual è il colmo per i bulgari? Desiderare una collana di bulgari. È stata intercettata dalla security e caricata sul primo aereo per Sofia. Sì, perché se accenni anche solo a un sorrisetto mentre sfili con la faccia la faccia di pietra, anche se fai la camminata normale, non sì, la camminata da cazzo, sì, quella lì mandano via. per arrivare a controllare la camminata alla cazzo dell'indossatrice che c'è uno studio particolare, sì, non so, devi, non me ne intendo. Ti devi legare tipo delle zavorre alle caviglie e allenarti a portare un piede davanti all'altro. C'è l'app anche lì, c'è un'app. Ah, che ridere! Durante la settimana della moda c'erano in giro dei maschi con la gonna. Devo dire una cosa, ma in casa Cesare non alla fine di questa canzone, che è molto importante perché l'abbiamo evocata poco fa. Questa è la musica che faceva Joe Jackson prima di cantare la canzone che abbiamo suonato pochi minuti fa. I'm the man, la copertina di questo disco erano un paio di scarpe da punk, avete presente quelle scarpe a punta, certo, scamosciate che si abbinavano ai jeans molto molto stretti, insomma Joe Jackson era uno così, però la canzone a modo suo era anche molto molto originale. Ma c'era sì, una cavolata, il nostro studio quartier generale è in una zona dove si vive molto
molto la settimana della moda. Sì, sì. Con party, super macchinoni, eccetera. E una sera, tornando a casa, e non riuscivo a tornare a casa da via Rubattino, perché c'erano tutti i macchinoni blu parcheggiati e quelli che abitavano e dovevano andare erano completamente bloccati, fermi. Io ho cominciato a urlare come un pazzo: ma dove cazzo parcheggi? E a un certo punto scende un finestrino e un autista fa: ma dai Faso, non ti arrabbiare così, se fossi stato Faso ero già giù a prenderti a calci la macchina, per conoscendo lui. E Leone? No, volevo dire che Joe Jackson, siccome in Italia poi soprattutto il mondo della critica tende sempre a prendere delle scorciatoie semplici, quindi lui era già stato collocato nel mondo punk, invece il disco successivo provò, certo, che non c'entrava niente lui con il punk, che lui faceva robe varie, però quando è arrivato lui era punk. Però Elione, voglio dirti che lui è famoso per la frase: il rock and roll è una rottura di coglioni, l'ha detto lui. Sì, certo. No, volevo solo ricordare a Elione che però gli addetti ai lavori ci vedono giusto, perché quando ci dipinsero come cabarock io personalmente però, sono molto Faso, affezionato. La storia gli renderà giustizia. Certo, lì, mi piace come connector sei sempre il numero uno. Va ora in onda Che Storia Channel, ovvero Se Te Lo Sei Perso è un bel problema, perché non c'è tempo per ripetere niente in questa società frenetica e ansiogena che ti costringe a ritmi insostenibili. Oddio, una soluzione si potrebbe anche trovare. Fai così: tu vieni qui sotto DJ, sganci un centone in nero, ti ripetiamo tutto. Questo è sempre il titolo. Sempre il titolo. Però è un'opportunità. Se vuoi una ripetizione personale, ci vediamo sotto, sganci un centone euro e ti ripeto tutto quello che vuoi. Vamos! Il santone indiano Mahavishnu Keroba è considerato il... No, devi pronunciarlo così: Mahavishnu Keroba. È considerato il numero uno mondiale a livello di levitazione. Nella primavera del 94, pensate, ha meditato così intensamente che è levitato fino a 400 metri di altezza. Da allora non più. Viene zavorrato per evitare che si perda. Sì, perché è pericolosissimo. C'è un Piper, l'ha evitato per mirare. C'è un grande ritorno. Zeppelin. Sì. Un grande ritorno. Il santone indiano Mi Piace La Fic ha festeggiato il mese scorso 70 anni in compagnia dei suoi fedeli. C'ha i suoi anni, Però conosco altri settantenni a cui piace. Dove sono i parenti? Durante la festa il maestro ha disposto tutti nudi in un grande cerchio per far scaturire l'energia vitale dalle mani, ed è così iniziato il grande rito del Segon He. Una pratica energizzante ma anche rilassante. Ma che storie sono? Va bene, non si sa bene, però sai quei mantra, quelle cose lì. Il folclorista Gennaro Canzungiella pubblicò nel 1930 una raccolta delle canzoni popolari più rare e curiose della penisola. Fra le tante spicca questo canto abruzzese che inneggia alle avventure di uno strano signore capace di resistere agli attacchi del demonio. Chi lo accenna? Oscio, chi vuole, anche Leone se vuole. No, prego. Com'è? Parte da lì. E lì gli attacchi del demonio. Vladimiro Putiniero se guidava un carro armato, Satanasse per dispietto gli votasse il serbatoio. Vladimiro non si arrende, con la vodka lo riaccende. Vladimiro Putiniero, un nemico del mondo intero. Putiniero. E potrei andare avanti all'infinito. Ce ne sono varie. Sì, c'è anche Vladimiro Putiniero con il Kursk Con il Kursk si divertia, Satanasse per dispietto glielo mandi in avaria. Vladimiro non è fest, lascia il Kursk giù nell'abiss. Vladimiro Putiniero, l'unemico del mondo intero. Vabbè, mettiamo ancora una canzone e poi c'è karaoke di Manzoni. Che penso è? Dove è andato? A ripassare? È andato a ripassare. Sì, vabbè che poi lui c'ha la scusa che lui lo fa diventare suo. Ma lui se l'ha fatto. Ma questo è Prinzo. Certo che è Prinzo. È la storia di questo ragazzo che lavora in questo negozio, il Five and Dime, il suo boss era Mr. McKee. E un giorno entra lei. Gli viene normale, naturale cantare. Comunque, sei pronto, Mangoni? Sono sempre pronto. La canzone di questa sera è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Brividi, di Mahmood e Blanco, cantata da Mangoni, il suo karaoke di questa sera. Io ho già... Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo
più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non occhi mai, anche se sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così nudo con i brividi. A volte non so esprimermi e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi. Oddio, adesso. Tu che mi svegli al mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così, nudo con i brividi, non sai esprimermi, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare, sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi. Allora, interpretazione eccezionale. Stupenda. Stupenda. E tanto per cominciare, si è capito tutto il testo. Bravo, guarda, lo volevo dire, è no, la prima volta che sento il testo. Io devo fare delle scuse pubbliche. Perché? Le prime scuse le faccio a Blanco e Mahmood, perché quando ho visto il festival questo pezzo mi era sembrato una merda. Ovviamente non l'ho detto, perché altrimenti poi lo viene sentito. No, infatti. E devo chiedere scusa a Mangoni, perché mi ha fatto capire questa canzone, certo, finalmente, e ho capito che è bella. Allora, scusami, scusatemi tutti, devo approfittare perché mi stanno bombardando di messaggi e devo dire che ok, è ufficiale. Ci sono la bellezza di tre grandi marchi che stanno producendo il Mangonizer, che è un'alternativa all'autotune. L'autotune, tu praticamente canti normale e ti viene fuori la voce di Mangoni. Mangonizer costerà un occhio della testa, ve lo voglio dire. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte! Buonanotte, questa notte è costa per tanto te. Perché esce buonanotte, una nota che è imprevedibile. È una roulette. Anche io ho una cosa da dire. Prego, ci allora, lasciamo con questo. Si sa che invecchiando cominciano un po' i ricordi del passato. Sì, si diventa un po' nostalgici. A volte indulgenti, a volte più insofferenti, eccetera. Pigliano certe malinconie. Io voglio dire, lo dico sull'orlo della commozione, io invidio, perché ci saranno sicuramente ad ascolto, due ragazzi giovani che si sono baciati ascoltando Brividi di Mangoni. Altro che sotto il vischio. Rimarranno con questo ricordo. Ti ricordi quando ho dato il primo bacio e c'era Brividi di Mangoni? Potrebbero essere quei due che tu all'inizio hai invitato a chiamare. Magari stavano facendo, lo so, loro. Un stavano 69. C'era Brividi. Finisce la seconda puntata di Cordialmente Quattro Stagioni. Appuntamento per la puntata primaverile, che sarà presumibilmente entro la fine di maggio. Ma se va, saremo bene ancora qui. Ma così in là, Lino, se non sarà esplosa così la terza là guerra mondiale. Poi mi tocca venire fino a maggio tutte le sere qua. Vediamo di fare tutto prima, allora. Ciao, grazie, ciao, 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 ciao,